No, Vitale, no, 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 non mangiarlo, non mangiarlo! L'ha mangiato. Vieni, Merlino. Nuova operazione di salvataggio. Questa volta dovremo salvare Vitale. Andiamo? Il primo oggetto da trovare è la chiave per aprire la porta principale, quindi sbrighiamoci, cerchiamo la chiave. Mi raccomando, se non avete ancora lasciato un mi piace, lasciate un bel mi piace su questo video. Se questo video raggiunge i 40.000 mi piace, ci sarà il quarto episodio di Ice Cream Road. E se ancora non mi seguite su Instagram, andate a seguirmi, il nome è Anita Stories. Ma ora non perdiamo tempo, cerchiamo subito le chiavi. Vediamo se c'è qualcosa qui nascosto. Abbiamo subito trovato le chiavi. Sbrighiamoci, apriamo la porta. Perfetto. E ora dove sarà Rod? Dobbiamo rubargli la mappa dalle tasche. Ce la faremo. Eccolo, è laggiù. Dobbiamo prendere la mappa dalla sua tasca. Ragazzi, abbiamo preso la mappa. Ora guardiamo subito quali sono gli obiettivi. Rod è ancora lì che mi guarda. Vai, vai via, vai via. Ragazzi, ecco qua la nuova mappa. Abbiamo dei nuovi posti, ma soprattutto ci sono dei vari indizi con degli oggetti. Ad esempio qua, neighborhood, sarebbe dove c'è la nostra casa. Dice che dobbiamo trovare una scatola rossa. Invece qua dobbiamo trovare una pala, forse dovremo scavare qualcosa. E qua nel campeggio una pila. E questo che cos'è? Vabbè, ci pensiamo dopo. Ora vediamo se riusciamo a trovare la scatola rossa. Eccola! La scatola rossa! Vediamo cosa c'è dentro. Ma che cos'è? Un cavallino rosso e delle sagome per i vari cavallini? Eh? Proviamo a posizionare questo cavallino in una di queste sagome. Avete visto? Devo trovare tutti e quattro i cavallini. Sicuramente devo seguire gli indizi della mappa. Siamo già a buon punto, abbiamo trovato un cavallino e finora Rod non si è fatto vedere. Vediamo qual è il prossimo indizio. Proviamo ad andare al campeggio. Dice che troverò una pila. Andiamo alla ricerca del campeggio. Laggiù vedo una tenda. Sarà questo il campeggio. Guardate, c'è anche la pila. Abbiamo trovato il campeggio. E dove sarà l'altro cavallino?
Ciao, Merlino! Merlino, vuoi entrare dentro questa tenda con me? Vuoi entrare? Merlino è sempre il più coraggioso. Arrivo, Merlino. Vengo anch'io. No, non si mangia la pila, Merlino. A cosa servirà questa pila? Vediamo un po' cosa c'è dentro questa tenda. Merlino, tu vedi qualcosa? Ti stai sdraiando molto comodamente. Ma aiutami a cercare il cavallino, Merlino. Rod, è là fuori. Spero che non mi abbia vista. Merlino, dove stai andando? Merlino è uscito per proteggermi. Ha allontanato Rod. Bravissimo, Merlino. Almeno ora posso cercare indisturbata. C'è qualcosa qui. Eccolo, ho trovato un altro cavallino, il cavallino verde. Andiamo subito a posizionarlo. Ok, abbiamo già due cavallini. Ce ne mancano solo altri due. Ora controlliamo bene nella mappa qual è il prossimo luogo che dobbiamo esplorare. Oh no, è vicino alla scatola rossa. Spero che non rubi lo schema e l'altro cavallino che ho collezionato. No! Per fortuna sta andando via. Iniziamo ad avvicinarci. Anzi no. Maledizione, sta tornando indietro! Aiuto! È andato via, andiamo. Posizioniamo il prossimo cavallino. Ecco fatto. Ora che ci mancano solamente due cavallini, vediamo dove altro potremo andare. Qua c'è l'immagine di una pala che ho visto prima vicino all'albero. Proviamo ad andare di qua e vediamo, forse devo disotterrare qualcosa. Andiamo a vedere e controlliamo. Non penso che Vitale l'abbia messo sottoterra. È molto più probabile che l'abbia messo in un congelatore per trasformarlo in un gelato. Eccolo qua, vedete? La pala è la stessa della mappa. Cosa dovrò fare? Devo scavare? E se devo scavare? Dove devo scavare? C'è troppa terra qua. Vediamo, controlliamo meglio. Qua c'è un bastoncino. Vediamo se c'è qualcosa qua. No, è un normale bastoncino. Forse vuol dire che devo scavare qui. Penso che questo bastoncino qui voglia dire che devo scavare proprio qui. Proviamo e vediamo cosa troveremo sottoterra. C'è niente! Forse era una trappola! Guardate! C'è qualcosa! Un foglio! Merlino, potevi scavare tu con le tue zampe che sei più bravo! Vabbè, vediamo cosa c'è dentro questo foglio. Il cavallino! Questa volta è quello giallo! Abbiamo già trovato tre cavallini, forse riusciremo davvero a salvare Vitale. Andiamo subito a posizionarlo. Ok, eccoci qua, posizioniamo il cavallino giallo. Manca solamente un cavallino. Vediamo nella mappa qual è l'altro indizio. Penso che l'unica cosa che manchi sia questa scatola inquietante. Non so cosa voglia dire, ma ora andiamo a cercarla nel giardino. Continuiamo l'esplorazione.
Sta prendendo la pala. Che fa? Sta coprendo il buco. Oh no, ora ho scoperto che gli ho rubato uno dei cavallini. Aiuto! Si è accorto di me? Aiuto! Mi devo rifugiare qua dentro. Ah no, non se ne è accorto forse. Dove sta andando? Oh no, si sta avvicinando. Sta arrivando. Andiamo. No, è qui! Aiuto! Per un pelo sono riuscita a chiudere la tenda giusto in tempo e Rod non è riuscito. Aiuto! Vai via! Vai via, Rod! Ci sei andato via. Vediamo. Non lo vedo più. Guardate! Lo vedete anche voi laggiù? La scatola della mappa! Sembra proprio quella! Dobbiamo uscire dalla tenda e andare lì verso la scatola. Dobbiamo essere molto cauti, però. Ok, apriamo. Per fortuna non c'è Rod. Ok, via libera. Merlino, hai visto? Che strana scatola. Sembra proprio quella della mappa. Ma cosa dovrò fare? Provo a bussare. Ma questa scatola parla? Com'è possibile? Vabbè, ha la bocca, ma... Provo a bussare nuovamente. Che c'è qua dentro? Merlino? C'è qualcuno là dentro? Merlino, no, no, non fargli male! Merlino, no! Forse se apro qua... Si sta aprendo, guarda! No, Merlino! Merlino, no, non leccare! Potrebbe esserci qualcuno qua dentro! Ok, grazie mille, mostro della scatola. Ti lascio con Merlino e io scappo. Andiamo subito a mettere l'ultimo cavallino nel nostro schema e avremo vinto la challenge, penso. Cosa ci fa Rod qui? Oh no! Ha preso lo schema! Come faccio adesso? Aiuto Merlino! Bravo Merlino, attaccalo! Rod è sparito perché sono riuscita a posizionare tutti e quattro i cavallini. Ma dove sarà Vitale? Non è ricomparso. Forse era già stato trasformato in un gelato, in un cornetto, in un magnum, in un calippo, in un Luke. Ah,
scatola! Spero che non ci sia un altro Rod là dentro, o tipo il figlio di Rod. Chi sei? Che cosa vuoi? Grazie, Dale! Sei riuscito a salvarmi! Ma perché non sei uscito prima fuori dalla scatola? Perché ero imprigionato là dentro! Rod mi aveva messo là dentro surgelato! Era un cubetto di ghiaccio! Ah, ecco perché non parlavi! Eh sì! Siamo riusciti a vincere anche questa challenge di Ice Cream 3! Lasciate un bel mi piace se volete anche Ice Cream 4! A 40.000 mi piace ci sarà anche Ice Cream 4 e Rod tornerà! E ora vi lasciamo qua 4 caselline su cui cliccare per vedere i nostri altri video! Cliccate su quella che preferite e buona visione. Ciao, ciao.